Bellezza, immaginazione, sentimento e ancora valorizzazione dell'unicità e insieme dell'unità che percorre, attraversa e supera ogni differenza. Queste sono solo alcune delle parole chiave di una buona e nuova educazione. Parole chiave su cui concordiamo tutti, ma che al momento di venire definite o ancora di più di essere tradotte in pratica, ci trovano in difficoltà. Come se il nostro sacchetto pedagogico avesse un foro, un minuscolo foro da cui fuoriuscissero le polveri sottili, ma anche gli ingredienti essenziali. Questo libro, Un'idea di educazione estetica, scritto col professor Roberto Diodato dell'Università Cattolica, nasce da qui, dal desiderio di mettere al servizio di un ripensamento, una riprogettazione concreta dell'educazione. Che cosa? Gli strumenti della filosofia, in particolar modo dell'estetica. Questo libro muove anzitutto dal definire quella che intendiamo per educazione estetica, o meglio, un'idea di educazione estetica. Educazione estetica non significa infatti educazione artistica e nemmeno educazione all'arte o attraverso l'arte. Sebbene senz'altro l'arte sia un luogo privilegiato di emergenza dell'esperienza estetica. Aesthesis è infatti un termine complesso, arriva dal greco e si riferisce a tutto quel mondo non soltanto percettivo, ma più ampiamente sensibile e sensitivo, che costituisce la nostra prima ineludibile relazione con noi stessi e col mondo. Ogni giorno noi ci troviamo a pensare, a percepire, a muoverci, a scegliere in base a che cosa? A intuizioni, a scelte di gusto, a affettività, sentimenti, emozioni. Tutto questo è ben conosciuto da che cosa? Dai media, dai marketing, da tutti i dispositivi e dalle agenzie che vanno proprio a influenzare, modellare il nostro percepire, pensare, agire nel mondo a scopi di profitto. Ora, progettare, pensare un'educazione estetica rivolta a bambini e ragazzi non può che muovere anzitutto da qui, da capire come funzionano queste nostre capacità e facoltà estetiche e come oggigiorno siano esse appunto plasmate dall'ambiente in cui siamo immersi. A questa prima parte di presa di consapevolezza e critica alla situazione esistente, si passa poi, nella seconda parte del volume, a una considerazione di che cosa? Di progetti, progetti significativi ed esemplari di educazione estetica in Italia e nel mondo, che proprio poi muovono da questa analisi della situazione esistente per, come dire, sporgersi oltre, creare che cosa? Delle condizioni, degli spazi, dei tempi in cui invece le nostre facoltà, come appunto l'affettività, la sensibilità, l'intuizione e l'immaginazione, abbiano un loro spazio libero di espressione e di crescita in modo armonioso e consapevole. Questa seconda parte vede dunque l'analisi, la condivisione di metodi, domande, strumenti, esperienze pratiche, al fine dunque non di proporre delle eccellenze o dei modelli da seguire, ma condividere appunto un'interrogazione che ci sia in grado di traghettarci in questa nuova fase dell'educazione. Questo libro è rivolto a tutti coloro che sono impegnati o interessati alla relazione educativa. È un libro che è stato pensato e scritto per gli studenti di scienze della formazione e dell'educazione e per tutti coloro che già operano nel campo, insegnanti, educatori, formatori, artisti e genitori stessi. La novità di questo libro è anzitutto il carattere interdisciplinare, che vede unirsi quindi discipline e prospettive dall'estetica alla filosofia, alla pedagogia, ma anche alla psicologia, alla sociologia e saperi pratici, concreti. Inoltre il suo carattere, il suo linguaggio semplice, senza perdere il carattere appunto di ricerca e scientificità, proprio perché vuole essere un libro rivolto a tutti, tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni. Infine, altro carattere saliente di questo libro è la mappa finale, una mappa di 101 realtà significative in Italia e nel mondo, che
che prendono in esame appunto progetti rilevanti nel campo della natura, dell'arte, della relazione e non solo, che possono aiutare per proseguire il proprio approfondimento personale.